presentazione del progetto, chiederei all'ingegner Bellomo, ovviamente, che è un po' è la persona che ha coordinato tutto il progetto, che ripeto ha il nome di Clean Air School, di inquadrarci appunto il progetto e iniziare insomma a entrare nel vivo del tema. Siamo direi abbastanza in orario, quindi sarò 2 o 3 minuti prima, magari vi indicherò quando è il caso insomma di procedere alle conclusioni. Prego, ingegner Bellomo. Grazie, buongiorno e buongiorno a tutti e grazie di essere venuti. E in questa presentazione cercherò di raccontarvi come è nato questo progetto Clean Air School, come è nato già a livello europeo, quindi come ha avuto origine, da quali esigenze è partito e soprattutto poi come è stato interpretato e poi attuato dal Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale. E quindi, come dicevamo, in particolare ISPRA ha curato il coordinamento delle attività e che sono svolte in collaborazione stretta con le agenzie del sistema, 15 agenzie delle 21 che compongono insieme ad ISPRA il sistema nazionale. E il progetto, come sapete, è un progetto di citizen science e di educazione ambientale. E citizen science ed educazione ambientale sono in questa iniziativa utilizzati come gli strumenti per affrontare alcuni temi di importanza rilevante per tutti i cittadini, in particolar modo il tema della qualità dell'aria e il tema dell'inquinamento atmosferico, ma anche altri temi connessi come quello per esempio della mobilità sostenibile. E l'approccio dell'educazione ambientale è un approccio tradizionale utilizzato da tempo per affrontare queste tematiche e in questo progetto però è stato dato particolare risalto anche all'approccio partecipativo come strumento di sensibilizzazione dei cittadini e della popolazione su questi temi attraverso il coinvolgimento diretto in attività pratiche, in attività di monitoraggio, quindi di raccolta di dati. E la citizen science e quindi l'approccio partecipativo non è una novità, esiste già da molto tempo, anche dal secolo scorso ci sono le prime iniziative che sono state sviluppate, anche se in modo forse più inconsapevole. E negli ultimi decenni però c'è stato un forte incremento dell'attenzione verso questa attività per 2 motivi. Da una parte, come si è detto anche prima, per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica che ha messo a disposizione tutta una serie di strumentazioni, di sensori, caratterizzati da un costo molto basso e abbordabile, a volte parliamo anche dell'ordine delle decine di euro, e anche molto utilizzabili con estrema facilità, che ha consentito quindi un utilizzo immediato da parte dei cittadini. Anche le applicazioni che sono state sviluppate per smartphone e tablet hanno reso possibile l'incremento di questi sistemi e anche la georeferenziazione delle segnalazioni ha reso anche più affidabili attendibili le informazioni che vengono fornite dai cittadini. E tutto questo ha quindi vantaggi sia dal punto di vista scientifico ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale. Dal punto di vista scientifico, come sappiamo, i monitoraggi che sono poi già stati, appunto come dicevo, da tanti anni integrati con l'ausilio dei cittadini, soprattutto in alcune tematiche tradizionalmente utilizzate, come per esempio il campo dell'ornitologia, della natura, della biodiversità, in cui la raccolta di dati da parte dei cittadini consentiva di ottenere una quantità rilevante di informazioni, quindi sia dal punto di vista numerico ma anche dal punto di vista della distribuzione spaziale sul territorio, dati che in alcuni casi sarebbe difficile raccogliere a cura direttamente di tecnici o scienziati con i mezzi a disposizione. Nell'ultimo periodo c'è stata una maggiore attenzione, oltre che questi temi tradizionali, anche i temi proprio del monitoraggio ambientale, quindi i temi un po' più critici come quello per esempio della qualità dell'aria che trattiamo oggi, ma anche altri come il tema degli odori, il tema dei rifiuti, i temi dell'inquinamento acustico, temi sui quali il coinvolgimento dei cittadini è finalizzato non soltanto alla raccolta di dati quanto piuttosto a favorire proprio una sensibilizzazione
l'attenzione del cittadino su queste tematiche e a favorire anche un avvicinamento alle istituzioni attraverso quindi questa collaborazione e questo confronto diretto che consentono quindi di rafforzare sia la conoscenza reciproca che la collaborazione. E inoltre un altro aspetto sociale rilevante è che il cittadino, venendo a conoscenza di certe tematiche, acquisisce consapevolezza ed è portato anche a modificare i propri stili di vita, i propri comportamenti verso quindi degli atteggiamenti che siano anche più sostenibili dal punto di vista ambientale. Il fatto che la citizen science sia quindi uno strumento molto potente da questo punto di vista, soprattutto in temi come quello della qualità dell'aria, è ormai noto e riconosciuto a livello europeo da tempo. Qui cito due esempi, quello della Commissione europea e della Corte dei Conti europea. La Commissione europea ha promosso in un documento, il fitness check del 2017, aveva promosso esplicitamente l'uso della citizen science per affrontare i temi della qualità dell'aria e migliorare anche il reporting ambientale. E questo, proprio questa azione indicata dalla Commissione europea è stato il punto di partenza che ha dato origine alla nascita del progetto Green Air School, perché sia l'Agenzia europea per l'ambiente che l'EPA Network hanno ritenuto di contribuire alle indicazioni fornite dalla Commissione europea proprio mettendo in atto un progetto di questo tipo. Anche la Corte dei Conti europea ha ribadito recentemente l'importanza del coinvolgimento e della partecipazione dei cittadini sul tema della qualità dell'aria in un rapporto, che è quello di cui vedete la copertina, pubblicato lo scorso anno, in cui esplicita proprio come la sensibilizzazione dei cittadini svolge un ruolo fondamentale nella lotta all'inquinamento atmosferico e la prevede proprio come una delle raccomandazioni che vengono fornite all'interno del documento. L'Italia non è stata da meno, ovviamente, poi ci sarà un intervento specifico sul tema, quindi non mi dilungo, e volevo solo anticipare che è stato recentemente firmato a Torino un protocollo d'intesa firmato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e con sei ministeri partecipanti, nel quale sono individuate tutta una serie di misure volte a migliorare la qualità dell'aria. Tra queste misure è prevista proprio un'azione specifica, l'azione numero 4, che prevede proprio delle azioni volte a informare e a promuovere la consapevolezza dei cittadini sul tema della qualità dell'aria. Questo è il contesto in cui il progetto è stato sviluppato. Come dicevo, il progetto nasce a livello europeo, è stato promosso da un'iniziativa dell'EPA Network, che è la rete delle agenzie ambientali dei paesi europei, ed è stata coordinata dall'Agenzia europea, che ha fornito tutta una serie di indicazioni sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista comunicativo per favorire un approccio coordinato in tutti i paesi EPA Network partecipanti. E l'Agenzia europea ha anche creato un sito di progetto, quello che vedete qui linkato, in cui tutti i paesi possono caricare le loro esperienze, le loro buone pratiche e anche i risultati dei monitoraggi che via via stanno facendo nelle scuole. Quindi ci sarà questa mappa, questo visualizzatore, sul quale anche noi, appena avremo i risultati dei monitoraggi fatti nelle scuole, potremo pubblicare questi dati. E i paesi partecipanti sono 10 e il tema, come detto, è quello della qualità dell'aria. Nello specifico viene effettuato il monitoraggio del biossido di azoto, individuato come uno degli indicatori più rappresentativi dell'inquinamento da traffico autoveicolare nelle aree urbane. Il mezzo utilizzato per il campionamento è il campionatore passivo, uno strumento quindi di campionamento a basso costo che viene installato nelle scuole per svolgere queste attività con delle modalità che ora vedremo. Gli attori del progetto in Italia sono, come detto, ISPRA in qualità di coordinatore dell'attività e le agenzie del sistema che attuano materialmente il progetto occupandosi quindi dell'effettuazione delle attività tecniche di campionamento, delle attività analitiche e delle attività di educazione ambientale. È stata coinvolta l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, soprattutto nella fase di individuazione dei comuni aderenti all'iniziativa, le scuole ovviamente, e il Ministero dell'Ambiente, che oltre ad avere concesso il patrocinio si è dimostrato anche disponibile a valutare l'ipotesi di un finanziamento, per cui siamo in fase di definizione di questo contributo per incrementare quindi il finanziamento per lo svolgimento delle attività successive.
E i numeri sono questi che vedete, che già il direttore ha anticipato in apertura. Partecipano 15 agenzie del sistema, 82 scuole primarie e secondarie sia di primo che di secondo grado, e partecipano 32 comuni italiani, stanno già diventando 34 negli ultimi giorni, quindi i numeri sono anche destinati ad aumentare. E, visti questi numeri e questa ampia partecipazione del sistema, potremmo considerare questo progetto come il primo vero progetto di citizen science del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale. Esistevano già altre iniziative sia in ISPRA che nelle agenzie di citizen science, ma più localizzate e effettuate quindi solo in determinati territori. È la prima volta che si affronta un tema del genere con un approccio così omogeneo e coordinato. Gli obiettivi, ne abbiamo parlato già ampiamente, sono quelli che vedete, quindi il monitoraggio, la sensibilizzazione, la consapevolezza, la adozione di comportamenti sostenibili, la fiducia, l'educazione ambientale. E volevo solo soffermarmi un attimo per specificare come il monitoraggio, che qui è indicato come primo elemento, di fatto non costituisce per il sistema l'obiettivo principale di questa attività, è più che altro considerato uno strumento per arrivare ai cittadini attraverso le scuole. L'obiettivo principale che riteniamo invece debba essere raggiunto è quello proprio della sensibilizzazione e anche quello di far conoscere attraverso le scuole anche a genitori e cittadini in genere l'operato delle istituzioni che operano sulla protezione dell'ambiente e dell'inquinamento atmosferico e della qualità dell'aria, quindi l'operato di ISPRA e delle agenzie regionali, e questo anche attraverso una conoscenza delle modalità con cui si fanno le misure e anche di come poter reperire i dati relativi alla qualità dell'aria nella propria città, quindi un ampio spazio sarà proprio dedicato a spiegare agli studenti come andare a trovare su tutti i siti delle agenzie i dati della qualità dell'aria nelle loro città e anche a far capire che differenza c'è tra questi dati ufficiali che vengono prodotti dalle agenzie utilizzando strumentazione sofisticata e rispondente a norme comunitarie e europee molto stringenti, e altri dati che invece possono essere ottenuti con altri sistemi, come per esempio appunto i campionatori passivi che usiamo o i sensori a basso costo, che possono essere utili ad integrazione o per fornire alcune informazioni ma di natura diversa, quindi non sono confrontabili con i dati misurati dalle agenzie con le centraline, di cui poi vi spiegheranno meglio come funzionano, e possono essere quindi utilizzati per altri scopi. Entrerei un attimo velocemente nel merito di come si svolgeranno queste attività di monitoraggio. Si svolgeranno nell'arco di due campagne. La prima partirà la settimana prossima, il 20 novembre, e avrà una durata di 14 giorni. La seconda campagna verrà effettuata invece in periodo primaverile, quindi nella primavera del 2020. In ciascuna scuola saranno installati due campionatori passivi in area esterna, quindi parliamo sempre di inquinamento outdoor, e uno verrà posto in prossimità dell'ingresso della scuola, in un'area insomma quindi abbastanza potenzialmente esposta all'inquinamento atmosferico da traffico autoveicolare, e un'altra invece in un'area sempre esterna ma in una zona meno esposta, come per esempio un giardino o un cortile dell'istituto. Inoltre verranno installati due campionatori presso le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria gestite dalle agenzie, una a due per ciascun comune, proprio per valutare l'affidabilità dei dati che vengono raccolti dai campionatori. Questi sono i campionatori passivi e, come dicevamo, questi campionatori, quelli che vedete, sono proprio quelli che utilizzeremo nel progetto. Sono campionatori che sono stati messi a disposizione dalla società Aquaria presente qui in sala, che farà a breve anche un intervento, quindi vado molto veloce perché ci spiegheranno meglio il principio di funzionamento di questi campionatori. Sono stati forniti nell'ambito di un contratto di cessione gratuita e sono stati messi a disposizione quindi per coprire tutte le necessità dell'intero anno di campionamento. Si tratta sostanzialmente di appunto, dicevo, campionatori passivi che funzionano per diffusione, quindi vengono lasciati esposti nell'area esterna alla scuola per una durata di 14 giorni, durante la quale la cartuccia, che è rivestita di un materiale selettivo nei confronti
del biossido di azoto si imbibisce di questo inquinante che quindi viene poi misurato in laboratorio tramite delle analisi che vengono effettuate dalle agenzie regionali partecipanti all'iniziativa. E tutte le attività tecniche sono svolte secondo un rigoroso protocollo operativo che è stato messo a punto da ISPRA e dalle agenzie ambientali per definire tutta una serie di parametri e le modalità con cui ubicare i campionatori o i criteri per l'individuazione del punto in cui posizionarli, e il tipo di metodica analitica da utilizzare e così via. E questo è stato posto particolare attenzione a definire questo protocollo operativo perché, nonostante il monitoraggio, come dicevo prima, non sia l'obiettivo principale di questa attività di citizen science, comunque deve essere assicurato il massimo rigore possibile nell'esecuzione delle misure. È stato accanto alle attività tecniche sviluppata un'intensa attività di comunicazione proprio per cercare di raggiungere il più possibile tutta la popolazione potenzialmente interessata, quindi saranno organizzati tutta una serie di incontri formativi e informativi non solo presso le scuole ma anche all'interno dei comuni o in altri eventi locali proprio per raggiungere attraverso i ragazzi, anche insegnanti, genitori e tutto un bacino d'utenza molto più ampio. I canali di divulgazione utilizzati saranno molto vasti, quindi non soltanto quelli dell'ISPRA e delle agenzie, quindi del sistema, ma anche i canali di divulgazione dei comuni, dell'ANCI, dell'Agenzia Europea. E saranno anche organizzati delle giornate, i bike day, in tutti i comuni partecipanti nel mese di maggio probabilmente verranno organizzate delle giornate in bicicletta in cui la cui finalità è proprio sempre quella di sensibilizzare la popolazione. Contemporaneamente alle attività di monitoraggio vengono svolte le attività didattiche e in particolare in ciascuna scuola saranno previsti 5 incontri e questi incontri avverranno in parte in concomitanza con le attività di monitoraggio, quindi i primi 2 incontri saranno in corrispondenza della prima campagna di monitoraggio. Il primo partirà il 20 novembre, quindi i tecnici e gli educatori delle agenzie si recheranno presso le scuole, installeranno il campionatore passivo e contemporaneamente svolgeranno un'attività didattica su alcuni dei temi inerenti al progetto. Dopo 14 giorni ci sarà il secondo incontro in cui verranno recuperate le cartucce esauste e verrà fatto una seconda giornata di formazione. La stessa cosa si rivederà a marzo, quindi nella seconda campagna di monitoraggio, e poi è previsto un incontro finale verso fine anno scolastico in cui verranno riportati agli studenti i risultati delle attività svolte, quindi i risultati analitici verranno interpretati insieme e soprattutto nell'ultimo incontro, ma anche già negli incontri precedenti, si cercherà di focalizzare l'attenzione su quelli che possono essere le buone pratiche, quindi i comportamenti che ciascuno di noi può attuare per contribuire nel proprio piccolo a migliorare la qualità dell'aria nella propria città. Tutto questo è supportato da materiale divulgativo didattico che in parte avete visto nella shopper che vi è stata data e accanto ai temi tecnici, per esempio nella brochure sono presenti proprio dei focus di approfondimenti anche abbastanza tecnici sui temi del progetto. Sono però anche presenti del materiale ludico, quindi sono state prodotte delle schede per far fronte anche alle esigenze dei ragazzi più piccoli, essendo l'iniziativa rivolta anche alle scuole elementari. Questo per esempio è il gioco dell'Oca sulla mobilità sostenibile, messo a punto in ISPRA dal Mobility Manager, oppure sono stati messi a punto dei memory game che hanno la caratteristica che ad ogni coppia di immagini è associata una buona pratica. Buona pratica che in questo caso non si limita all'inquinamento atmosferico alla qualità dell'aria, ma va anche ad agire su altri temi in genere di sostenibilità ambientale. Questi sono degli esempi di alcune slide del manuale didattico, che è il manuale che sarà proiettato in ciascuna scuola e come vedete oltre ai temi di approfondimento ci sono anche per esempio dei sondaggi. Il primo giorno si prevede di fare un sondaggio che viene fatto sia dagli studenti che dai genitori a casa, che viene restituito poi all'incontro successivo sui temi inerenti quindi il progetto.
e che verrà poi ripetuto a fine progetto proprio per vedere se c'è stato un cambio di consapevolezza a seguito dell'attività svolta e quindi anche un cambio di comportamento. I costi di questo progetto, come dicevo, questo non è un progetto finanziato a livello europeo, quindi sono stati sostenuti in Italia. È stato possibile far fronte alle spese e ai costi tecnici grazie alla cessione gratuita di campionatori di cui vi ho parlato prima. E il materiale didattico e divulgativo è stato per il momento finanziato da ISPRA. Tutte le spese sono di trasferta e spese analitiche di laboratorio e degli eventi locali sono a carico delle agenzie partecipanti. Questo è il calendario, il primo evento di prelancio del progetto di anteprima al pubblico è avvenuto a Rimini nella Fiera Ecomondo, dove c'è stata una risposta molto positiva da parte dei visitatori, in particolare anche erano presenti molte scuole che hanno chiesto come poter aderire al progetto. Al momento ovviamente le scuole sono state già individuate, però potranno aderire in futuro. E l'evento di oggi costituisce il lancio ufficiale dell'iniziativa. Il 20 novembre, come dicevo, partirà la prima campagna di monitoraggio. È stata scelta questa giornata perché è proprio la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, oltre che ricade nella settimana UNESCO di educazione alla sostenibilità. La seconda campagna partirà a marzo e poi, come dicevo, a primavera ci saranno i Bike Day. Le prospettive future di questo progetto è che non rimanga un'iniziativa localizzata a questo anno scolastico, ma che possa diventare poi un progetto permanente di sistema, quindi replicando l'iniziativa, cercando di arrivare a coinvolgere tutte le 21 agenzie del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale e coinvolgere quindi anche altri comuni e altre scuole, arrivando quindi a una diffusione il più possibile capillare di questa attività, integrandola anche con i progetti di alternanza scuola-lavoro, come stiamo facendo già quest'anno con i ragazzi dell'Istituto Maiorana, i ragazzi che sono presenti in aula, infatti oltre che aver aderito ospitando il campionatore e partecipando alle attività didattiche, saranno coinvolte in tutta l'attività di alternanza che si svolgerà nel corso dell'anno. E, potrà essere valutata anche la possibilità di estendere il monitoraggio ad altri parametri, eventualmente prevedendo anche un monitoraggio indoor oltre a quello outdoor. Questo si vedrà anche in relazione ai fondi che riusciremo a reperire a sostegno di questa iniziativa. Ringrazio tutti quanti, in particolare i colleghi di ISPRA che si sono occupati del coordinamento dell'attività, e i colleghi delle agenzie ambientali, tantissimi che non sono riuscita a riportare tutti i nomi, però sono veramente tanti, e Acquaria, come dicevo, per averci dato la possibilità di utilizzare questi campionatori, e l'Istituto Maiorana che ci seguirà durante tutto questo progetto. Grazie.